Venite a lavarvi le mani. No, sì. O che andiamo su o che dalle finire che non c'è un caratterino. Grazie. Buongiorno. Il battistero mi diceva che è qua dietro? Sì, glielo Thank you.
siamo davanti all'asta che trasmette il movimento dalla macchina del tempo alla parte astronomica. Quest'asta qui compie un giro in un'ora e attraverso il primo pignone dà il movimento sulla ruota grande che è collegata all'indice orario. Cioè la ruota grande compie esattamente un giro nelle 24 ore che è la rotazione della Terra. Poi il movimento dall'asse centrale risale attraverso queste ruote e questi pignoni che sono qui e vanno a fare la rotazione della Luna attraverso questa ruota grande che poi riprende giù e ritorna in asse. Lo stesso meccanismo però attraverso le ruote di pignoni viene poi ridotto per fare la funzione dell'anno. La ruota del drago è quella che permette di indicare gli eclissi. Ormai il meccanismo si è ridotto a un punto tale che la ruota del drago compie una rotazione di 18 anni, 11 ore, 8 ore. Ora tornare in piazza per conoscere i risultati di questo indefesso di anni di lavoro. Il punto di osservazione migliore per osservare il quadrante dell'orologio è una delle finestre del palazzo comunale. È anch'esso un edificio medievale, della stessa epoca del Torrazzo. Eccoci al quadrante, molto appariscente, soprattutto per la sua dimensione. Sono 8 metri di diametro e 54 metri quadri di superficie. Thank you.
Che è davvero notte? Mamma mia, ma siete davvero così stanche. Ma lì la maschera che mi raglia in tanto tempo. Non si vede, non c'è più. Nacque a Cremona, Italia, intorno al 1500. Maestro orologiario di Carlo V, ingegnere consulente di Filippo II, iniziò la costruzione dell'Artificio del Toledo nel 1565. Lo terminò nel 1567 e alcune strutture sicuramente preesistenti. Una parte di essa. Ma sì, ti giuro che c'è una roba bellissima, poi prima non era sempre la prima. C'è tutto un meccanismo, ma ragazzi, dammi l'acqua. No, non è qua. Benvenuti.
Sono più di 20 a... a cosa? Ci abbiamo messo pochissimo? Sì. Vero? Noi prima siamo saliti con calma. Infatti. Adesso l'abbiamo lasciata. Siamo entrati nelle stanze e l'abbiamo viste bene. A differenza di qualcuno. Ce le siamo godute. Godute. Sì. Alle stanze, vero? Beh, invece dovresti leggertele. Ignorante. Tu le lette? Sì. Spiego il meccanismo. Tutte. Praticamente. È verde. Thank you.
cucina di cadavere. Secondo me non bisogna guardare il fatto. Aspetta, c'è un sacco di... Non credo che sia un po' di tempo.
Thank you.
One more. Non mi piace la faccia, no, guarda. No. Aspetta. Sì, sì. One, two, one more. Because. Okay. 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 One, two. Sì.
paraggio potrà potenzialmente rendere omofobo per legge chiunque non sia di una razza. In realtà non serve impedire violenze o ingiuste discriminazioni, per questo c'è già il nostro codice penale con le aggravanti se necessarie. Il testo ha lo scopo di imporre per legge una visione dell'uomo fluido, privato dei suoi legami fondamentali, senza identità, più confuso e quindi manovrabile. Sarà un potenziale omofobo chiunque non sposi il pensiero delle realtà cosiddette LGBT, che peraltro sono le prime a discriminare quando pretendono di parlare in nome di tutte le persone che provano attrazione per lo stesso sesso, molte delle quali sono contrarie a questo testo. Centrandosi nelle nostre scuole, si porrà ancora di più con l'istituzione della giornata sulla cosiddetta omotrasfobia obbligatoria. Siamo di fronte ad un testo funzionale alla repressione del dissenso. Si punirà e poi si rieducherà come previsto dal testo stesso. Chi si esprimerà in modo non allineato sui temi della famiglia, del matrimonio e dell'identità umana, ma non solo. Siamo all'interno di un